Buongiorno a tutti e bentornati sul nostro canale. Nel video di oggi vi mostrerò come faccio la spesa al mercato con circa 15 euro. Inoltre preparerò anche due ricette per la settimana con gli alimenti comprati al mercato. Solitamente la nostra spesa per la settimana fatta al mercato include alimenti freschi che si consumano nel giro di pochi giorni, quindi frutta e verdura e a volte anche uova. Per gli altri tipi di alimenti che hanno tempi di conservazione un po' più lunghi, come per esempio le farine, i legumi, i pseudocereali e così via, facciamo una spesa separata, quindi o al supermercato oppure nei negozi bio e così via. Magari poi faremo un video separato anche su quel tipo di spesa. Ora, fatta questa piccola premessa, direi che possiamo cominciare. Ecco gli alimenti che ho scelto al mercato per questa settimana: del sedano rapa, dei broccoli, del radicchio, dei finocchi che utilizzeremo per una buonissima vellutata, delle bietole con le quali faremo un pesto, dei limoni e delle mele e pere, nel caso ci venisse voglia di fare un dolce durante la settimana. Tutti gli ortaggi per la settimana li conservo nel frigorifero, la frutta invece solitamente preferisco tenerla a temperatura ambiente. Per la prima ricetta ho deciso di preparare una vellutata di finocchi e sedano rapa, perfetta per le giornate fredde. In una casseruola ho aggiunto mezza cipolla tagliata finemente, uno spicchio d'aglio schiacciato e li ho fatti appassire con un filo d'olio e poca acqua. Poi ho aggiunto 300 g di finocchi tagliati a pezzi piccoli e ho fatto insaporire il tutto per un paio di minuti. Infine ho aggiunto 400 g di sedano rapa tagliato a cubetti, del sale e ho coperto il tutto con circa 700 ml di acqua. Ho fatto cuocere il tutto a fuoco medio per circa 25 minuti. Una volta cotti gli ortaggi, ho passato il tutto in un frullatore fino ad ottenere una vellutata liscia e omogenea. Potete anche utilizzare un frullatore a immersione. Ho servito la vellutata subito ancora calda e l'ho guarnita con un cucchiaio di yogurt di soia, che è totalmente facoltativo, quindi potete ometterlo. Poi ho decorato con dei semi di zucca, ma vanno benissimo anche altri semi, e dei ciuffetti di finocchio. Infine ho guarnito con un cucchiaino di olio. Per la seconda ricetta ho preparato il pesto di bietole, perfetto come condimento per la pasta di legumi, per esempio. Per prima cosa ho tagliato a pezzi 300 g di bietole e le ho aggiunte in un frullatore, insieme ad un mazzetto di foglie di sedano, uno spicchio d'aglio schiacciato, 20 g di noci, 80 ml di olio di semi di girasole e del sale. Ho frullato il tutto per pochi secondi fino ad ottenere un composto cremoso ed ecco pronto il nostro pesto di bietole. Io l'ho utilizzato subito per condire della pasta di ceci, ma si può anche conservare nel frigorifero per massimo 2 giorni. Spero che anche queste ricette vi siano piaciute. Per quanto riguarda la spesa al mercato, ovviamente i prezzi variano in base a dove abitate. Questo è solo un quadro generale per farvi capire che se si è ben organizzati si può anche risparmiare. Ora sono molto curiosa di sapere come fate voi la spesa. Riuscite ad andare al mercato in settimana oppure nel fine settimana? Oppure acquistate alimenti online? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Se questo video vi è piaciuto potete iscrivervi al nostro canale cliccando qui sotto sul pulsante iscriviti e attivare anche la campanella delle notifiche. In questo modo resterete aggiornati su ogni ricetta che pubblicheremo il mercoledì. Ora vi saluto, per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video.